Vini, spumanti e liquori, ancora la pasta e il riso, le eccellenze del sistema produttivo italiano non solo vengono raccolte e ricordate attraverso i francobolli esposti nell'atrio della Biblioteca Scarabelli in occasione della mostra filatelica, un evento svoltosi nel weekend che è stato scandito anche dall'apertura di uno sportello filatelico con un annulo speciale che ricordava per l'appunto il tema a cui è dedicata l'iniziativa, e cioè le tipicità del territorio nisseno, questione approfondita anche durante il convegno dal titolo Viaggio nei sapori di Sicilia, dai frutti della terra all'arte dolciaria nissena. Il presidente della Ducezio, Salvatore Farina, ha infatti presentato la sua relazione sui dolci tradizionali e quindi sulle eccellenze del territorio, come il torrone, o ancora ricordando il record del Rollò e non dimenticando nemmeno i dolci del convento. L'iniziativa è stata abbracciata dal Comune, Proloco e Associazione Nissena Filatelica e Numismatica. Da cosa nasce l'idea di questa mostra? Nasce per fare conoscere alla cittadinanza di Siena e in generale in Sicilia e anche in Italia le specialità dei sapori di Sicilia. Il sabato pomeriggio, un aspetto quasi meramente filatelico che riguardava l'esposizione di alcuni quadri dove sono riprodotti dei francobolli delle poste italiane di San Marino e della Svizzera che riproducono dei prodotti dolciari, alimentari e vini. E poi Poste Italiane ha organizzato anche un banco per l'annullo filatelico dedicato proprio al convegno che è stato riprodotto in questa cartolina.